Giorno 21-12-90, festa della classe quinta meccanica, Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, Lanciano. Anno scolastico 1990-91. Regista Ciancio Giovanni, collaboratori tecnici Tacconelli Alessandro, Colombo Alessio e tutta la quinta meccanica. Figlio con la maglia verde Bucci, soprannominato Orecchie Incandescenti, quello che fa la contra. Capelli, ha cambiato look dall'ultimo anno, ecco, riprendiamo un po' che incandescente, dai, ecco, mette il balletto di fuori, balletto di fuori, sono largo di guardia grede, tendo di far cadere la telecamera, ecco, riprendiamo. La donna cannone, tenale, chiamate donna cannone perché il tuo look ambiguo, frivolo, diciamo. Ecco, Camerini, notare il Camerini, la montagna, chiamato montagna non per la sua mole ma perché viene da Palena. Un paesello situato 1000 metri al di sopra della punta del Cantare. Anzi, è un negozio di sci anche questo Chiaverini, perché ogni mattina viene sciata. Ecco, notare Lisì, gli scatti violenti di Lisì, la sua agilità, anche se non è aiutato da Chiaverini. Chiaverini è uscito, l'uomo della montagna è uscito. L'ingegnere. Ecco, bellissima schiacciata per l'ingegnere Camacci, manda. No, punto ha fatto da l'ingegnere Camacci. No. Adesso vediamo il grande tesone. Tesone, chiamato Puffo, per la inconfondibile mole, inconfondibile taglio. Ed ecco anche lui, Scioli Rolando. Uomo, una leggenda. Adesso la battutrice la batte sempre carrozzella sempre la batte Bucci. Ecco, notate con la maglia nera di schiena, scultore felice che arriva da questa merda, un paese che è sconosciuto, non si sa dov'è. Comunque abbiamo scoperto che nel suo passaporto alla cittadinanza irachena, viene dall'Ira, diciamo, vicino a Baghdad. Eccolo, bravo. Tacconelli, vediamo di profilo un bel naso. Tacconelli, dov'è Tacconelli? Eccolo. Eccolo Tacconelli di schiena fuori dalla linea. L'operatore tecnico. E ieri, ignoglio, sbaglia la schiena. Bucci Roberto, proveniente da Castelfrentano, soprannominato Elefantino per le sue orecchie da elefante. Camacci, me li chiedi da te. L'ingegnere perché riesce a consentire gli ingegneri dell'istituto, fra i quali... Faccio nome. Carosella Marco. Carosella, mi ha nominato Carrozzella per il suo modo di camminare e proviene da una città sperduta, Fonte Baduli. Chiaverini Alfonso, l'uomo della montagna, a parte per la sua sagoma inconfondibile, che ha le caratteristiche della montagna, ma anche perché vive in un paesello, Palena, situato a 3.998 km sul livello del mare. Ciampini Dino. No, scusate, qui non posso fare cose strane, basta no. Ciancio Giovanni, anche qui lo comprometto, ce l'ho vicino. Comunque bisogna dire che essendo uno straniero non riesce ancora a comprendere la lingua, perciò possiamo fare anche delle battute dicendo che somiglia, Ciancio. Per le sue notti d'amore nella discoteca Oasi, praticamente ha passato tutta la sua vita lì. Dopo, ma... Chi c'è? Colombo Alessio. L'uomo che viene dalla 177 di Ortona, soprannominato pilota di rally per la sua vita GT Turbo con la quale viene a scuola e con la quale ha rovinato il campetto di calcetto all'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci. Di Rocco Danilo, soprannominato Cucciolone, perché quello che si mette in testa lo vuole fare. Soprannominato anche pilota di motociclette, perché gira sempre con il sì a pallini. E poi anche ha degli hobby, i suoi hobby sono le crisi esistenziali, a parte le crisi esistenziali, con questo ci torneremo dopo, di Rocco Danilo passa gran parte della sua giornata in chiesa proprio per queste crisi esistenziali, con la scusa di allevare i bambini piccoli al cattolicesimo. Dorazio Marcello Luigi, quello che regge la pena, diciamo l'uomo fosforescente che si vede anche di notte a causa delle sue guance
fosfora e il cielo, grande cielo. Anche lui possiamo dire che è un uomo della montagna, proveniente da Civitella per terremoto e dal mare. Elisigiani, diciamo che è inconfondibile, una sagoma inconfondibile. O lo metto orizzontale, o verticale, sempre quella è la sua artista. Faccialo. Gentile Claudio. Gentile Claudio, soprannominato l'artista. Non si può contraddire, non gli si può chiedere di fare niente perché lui quello che ha in mente fa. Non suona la chitarra perché ha delle crine viste in giallo, anche se lui non vuole ammettere. Jetsi Luigi, soprannominato Gnogno, proviene da Torino di Santo, qui mi fanno andare l'orologio, proviene da Torino di Santo, è munito di una 127 D, è stato promosso tutti gli anni a culo, anche se la professoressa italiana gli la vuole far pagare. No. Martelli Carne, soprannominato poeta per la sua... Charlie! E Charlie anche, perché Charlie in inglese significa Carlo, Charlie Carmine, così dico. È soprannominato poeta per la sua scrittura da poeta alla Ungaretti. Ricci Luca, soprannominato Huichi, per il suo modo di parlare, proveniente da Poggio Fiorito a una pasticceria, una pizzeria, un frego di cose, ma non offre mai niente. Sciolino Lati, diciamo un uomo, un mito. Ha fatto 3 volte la terza, però in questo istituto è stato sempre promosso grazie alla sua condotta dirigente, contraria a quella che aveva nell'istituto di Chieti. Silvestri Pietro. Un uomo eccezionale, un cuore eccezionale, non sappiamo dire come mai un genio in quest'epoca, ne nascono uno ogni secolo. Non andava bene. Portore felice, diciamo lo straniero, proviene da West America. Un paesello in provincia di Baghdad. È un cristiano praticante, diciamo. In questa metropoli piccola, c'è una pizzeria chiamata The Fox, dove lui riceve una percentuale ogni pizza che vende. Infatti vuole invitare tutta la classe. Oddio, proviene anche lui dalla 167 come il sopracitato Colombo Alessio. Poi diciamo questo qui è più... E più rompi, non lo diciamo perché sta a fianco a me, perché dopo me la fa pagare. Comunque, scusate. E quello diciamo è quello lì che regge il registro. Mi sta guardando con uno sguardo tenebroso, in cui terrore. Tenaglia Giuseppe, soprannominato Striscia la notizia. Ma che bravo, senti la radio. Guardate, attento nella lettura. Sta leggendo, non a cartello. Pensione ridotte e distrizione. Un particolare sull'alberello. Butem. L'orario, ciancio. Un primo piano e ce ne andiamo. Dai. Amelia che prepara. Guardate la droga, ecco i soldi per la droga. Guardate, sta con le tastine per squagliare un fumo. Guardate la gente che ti ha squagliato. Ecco la nostra grande cuoca, un applauso! Gabriele ci ha minacciato, questa è censura, notare la censura dei bidelli. Cercano di censurare le riprese per non far vedere che loro durante le ore di lavoro mangiano. Notare l'ora, riprendiamo l'ora, particolare sull'ora. Non è la ricreazione, questi mangiano. Notare la timidezza. Amici. Non sa dove nascondere, cerca di fuggire. Notare. Cerca di essere spigliato. Fai avanti. Io scappo, che sennò qui. Maestoso. L'uomo inaffondabile dalla vecchiaia. Una panoramica sui nostri torni, amati torni, grazioli 150. Ci teniamo a sottolineare che dopo aver visto questo video noi siamo destinati a passare con 36 batti maledami. Perciò non facciamo i nomi di quelli che ripetono, solo i cognomi, Ciancio, Tacconelli. Thank you.
professoressa di religione molto affermata nel suo mestiere, notare ora un po' oddio a te di quello lì, sportore felice, l'iracheno. Si vuole vendicare con Saddam Hussein, vedete? Perché gli ha distrutto la casa. Famosissimo per la sua arte musicale e poetica. Ecco, sta presentando sulla armonia musicale. Assistente di matematica, Fabiola, la professoressa Fabiola. Ecco. How do you want? Vieni qua, calcio, spostati qua. Telecamera off. Evviva la fine, evviva. Entra dentro. Inconfondibile, impermeabile, inalienabile, Tavani Nicola, da San Vito fin dal mare. Che comporta la ripresa. Ecco il mostro di Firenze in mano un coltello, vedete qua. Ecco, Tavani! Tavani Nicola, ecco l'inconfondibile. È rimasto nei nostri cuori anche l'estate che è stato nella quarta B purtroppo. Ecco, beh, avete visto, è fuggita la mano di Bucci. La ricchia, prima la ricchia. Primo piano sulla ricchia, ecco, vedete la ricchia. Ecco, vedere il contrasto fra la ricchia bollente e il colore rosso del pezzo da 50.000. È più rosso la ricchia di Bucci. Vedete tutti quanti. Aspetta. Panoramica sulla classe. Ciancio, se fossi venuto un attimo prima e avresti preso del bel mezzo di una ricca. I compiti, riprendi i compiti. La mitica professoressa d'inglese, la nostra formazione. Per la stampa, per la Abruzzo regionale. Sì, regionale. Lascio una dichiarazione. È stanco, come al solito. Cioè, questi come sempre, non andrò a fistare. Vai. Thank you.
dammi la due. Il pranzo è servito. Ecco, vediamo Ciampini. Guarda di qua. Pile, che sbulazzanne va. Guarda, ma è mio. Scanzi. Giuseppe. Lui è la mia più
una testa di scazzo, Dio. Sono di azzo con la caspirata. Okay. Detto pure di cazzo. Sono gli uni che rompe le spalle. Esatto. Thank you.
portarmi la uno. Non sono la cigliata, ma è un po' di luce. 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 Ma è un po' di luce.
che c'è sta cassetta? Come finisce la cassetta, professore? Ci affidiamo la tua con la nostra. Sì, c'è capito. Sempre misero, chi ha lei sentita, chi ha lei no.
Se no che piccino, no?